Oh, finalmente in cucina, ospiti della sezione Soci Firenze Nord-Ovest. Abbineremo un paccher, una pasta tipica del sud, alla nostra cinta senese, a dei sapori toscani e non solo. Andiamo a vedere come fare il piatto. Bene, per prima cosa cominciamo a pulirci il cavolo. Ne puliremo qualche foglia. Guardate un trucchetto bello per pulire le foglie del cavolo velocemente. Leviamo le coste, che sono quelle più dure. Io ho messo dell'acqua salata precedentemente a bollire, mettiamo dentro e lo teniamo per circa 6-7 minuti. Cominciamo a pulirci la zucca. Questa è una zucca che viene prodotta nel Parco Naturale della Maremma, quindi un prodotto tipico toscano, buonissimo. Bene, abbiamo levato l'interno, i noccioli e tutte le fibre, le barbettine della zucca. Ce la puliamo dalla buccia. La taglio a cubettini piccoli così perché non la voglio fare sfaldare, voglio che rimanga abbastanza croccante, che si senta proprio il pezzettino di zucca. Andiamo a cuocere la zucca con un po' di sedano, carote e cipolla. Bene, ora siamo pronti per lavorare la cinta senese, la nostra salsiccia. Leviamo il budello. Guardate che bella marezzatura di grasso che ha questa salsiccia. Caratteristica tipica di questa tipologia di maiale. Bene, ora cominciamo a cuocere la salsiccia. Utilizziamo appena un filo d'olio, perché è già grassa, per cui proprio giusto per ungere leggermente la padella, fiamma alta, ci inseriamo un po' di odori. Io in questo caso utilizzo dell'alloro, una fogliolina di salvia e uno spicchio d'aglio in camicia, per cui gli diamo proprio una scottata in padella e una sfumatina di vino rosso. Acqua già salata, più o meno i paccheri se ne utilizza 10-12 a persona. A questo punto vedete, la zucca comincia già a essere praticamente cotta. È il momento di inserirla insieme alla salsiccia. Bene, il pacchero sta cuocendo da circa 10 minuti. È un pacchero a più o meno un tempo di cottura intorno ai 13-14 minuti, quindi lo scoliamo ora e gli facciamo fare gli ultimi minuti in padella, perché la pasta comincia a rilasciare dell'amido insieme al proprio condimento e crea quella cremina sfiziosa che voi trovate sempre nei ristoranti. Ora è il momento di inserire il cavolo, delle olive taggiasche. Bene, 5 minuti in padella sono passati, l'acqua che avevo dato in cottura nella padella si è asciugata, ha creato questa cremina, questo amido. È il momento giusto di inserire il parmigiano e dare l'ultima mantecata al nostro piatto. Bene, il paccher è pronto, passiamo all'impiattamento. E mettiamo un po' di condimento qui al centro, un filino di olio a crudo, un filino di pepe che sta sempre bene e il piatto è finito. Ho voluto abbinare questa cinta senese a dei profumi tipici di varie regioni, la zucca gialla, il cavolo nero, le olive taggiasche, proprio per contaminare i sapori delle varie regioni. A me piace fare questa cucina e è la cucina che amo. E da Diego, ciao!